Intanto complimenti per questa vittoria, 10 contro 11 non era facile pronosticarla, invece i tuoi ragazzi non hanno mai smesso di giocare, veramente un bel calcio, tantissimi calci d'angolo raccolti, tanta pressione, sembravate voi in superiorità numerica ma non era così. Ma io credo che tutto sommato abbiamo fatto bene anche il primo tempo, abbiamo magari più che fallito gol, abbiamo creato tante situazioni che non siamo riusciti a concretizzare magari su qualche rimpallo. Poi c'è stata l'espulsione di Cristian che io non posso giudicare perché non ho visto, e lì insomma credo che questa cosa ci ha dato una forza insperata, perché secondo tempo credo che abbiamo rischiato qualcosina ma abbiamo fatto una partita eccezionale, ragazzi, siamo stati veramente incredibili, sia sotto la condizione fisica, sotto l'aspetto della voglia, della concentrazione di dover raggiungere un risultato, e questo, se il Gavorano è questo, sarà dura giocare contro questo Gavorrano. Io lo dicevo, domenica c'erano stati dei segnali importanti, dobbiamo continuare su questa falsariga, dobbiamo lasciare un po' da parte quelle che sono le nostre paure e giocare come abbiamo fatto il secondo tempo, 10 contro 11, siamo andati a pressare, abbiamo corso credo tantissimo, e quindi io posso che essere soddisfatto di questa prestazione, perché credo che anche se non si fosse vinto, giocando sempre così, credo che di partite ne vinci molte. Senti, credi che questo campionato inizi oggi in qualche modo il campionato vostro, dopo alcuni tentennamenti e aggiustamenti, se questo, come dicevi tu, è il vero Gavorrano, intanto c'è questo derby, continua questo derby che c'era già stato lo scorso anno con il Montecatini, che è primo da solo e voi secondi. Ma noi dobbiamo guardare a noi, noi dobbiamo cercare di migliorare senza guardare la classifica. Dopo chiaramente un occhio ce lo diamo, non è che siamo così sprovveduti, però credo che i ragazzi dobbiamo trovare entusiasmo da questa partita, da quella di Ligorna, dai nostri 5 risultati consecutivi, e questo è un buon viatico per il futuro, e credo che se continuiamo così, anche i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno dato tanto. E questo per un allenatore è fondamentale, perché vuol dire che abbiamo 20 giocatori su cui poter contare, e questo sarà la nostra arma per il futuro. Un'ultima domanda: quanto merito c'è nella prestazione dell'Argentina, quanto merito del Gavorrano? L'Argentina era attesa con molta attenzione, l'avevi definita il classico avversario rognoso, in realtà così non è stato. Ma insomma, al primo tempo sono stati bravi, hanno fatto vedere qualche ripartenza, hanno sbagliato al 42esimo importante. Noi siamo stati bravi, abbiamo subito qualcosina anche il secondo tempo in 10, però siamo ripartiti contrariamente altre volte, cioè soprattutto il secondo tempo siamo ripartiti con cattiveria, andare ad attaccare lo spazio, la profondità. È chiaro che forse la partita dell'Argentina nel secondo tempo non è quella che confà le loro caratteristiche, magari loro ripartendo, però credo che anche in 10 non credo che abbiamo giocato in contropiede, abbiamo fatto la partita, certo. Abbiamo giocato, e quindi questa è la cosa che mi riempie maggiormente di orgoglio, perché questi ragazzi fino ad ora anche io li avevo un po' non maltrattati, però avevo speso parole, oggi devo dire che se fanno partite di questo genere prometto che sarò molto più buono.